Alberto, vivo al momento a Pistoia e ho 38 anni. Presso un'associazione di categoria locale e curavo, diciamo, contenuti del web a livello di content editor, per cui già avevo un pochino conoscenza di quelli che erano CMS a livello base e, diciamo, scritture, per cui volevo fondamentalmente, sono approdato alla SEO perché volevo approfondire come migliorare il content sui siti e approfondire anche le tecniche che regolano la search engine optimization. Le lezioni, io ho scelto un modulo professionalizzante generale, per cui è stata fatta una panoramica un po' su tutti gli strumenti digitali a disposizione. Alcune cose, diciamo, già le conoscevo, molte altre le ho prese durante l'esposizione a corsi, per cui direi che la formazione è completa, la formazione che ti offre il Digital Coach a 360 gradi ti dà più una panoramica generale su tutti gli strumenti digitali che puoi usare, poi sta a te, diciamo, capire quelli che sono più fondamentali per avviare un tuo business o per un tuo progetto. Sono docenti fondamentalmente presi dalle aziende, si vede lo stampo, diciamo, aziendale, a differenza magari di corsi universitari dove c'è più formazione teorica, per cui già ti introducono a padroneggiare gli strumenti che dovrai usare. Mi sono trovato bene, per cui ero. Team SEO, e diciamo, mi sono reso conto fondamentalmente come la nostra ricerca che avviene su Google, su Mozilla, su vari browser è fondamentalmente un po' molto indirizzata, per cui come si riesce a influenzare i risultati poi fa salire nelle classifiche. Diciamo, cresce esponenzialmente, per cui deve stare ancora più a passo con i tempi che con altri sistemi, però complessivamente da dire positivo, cioè il Digital Coach ti apre un mondo, no? Ti apre un mondo, puoi essere te a riuscire a capirne meglio i vantaggi, quindi sì, direi complessivamente sì. Allora, il mio obiettivo adesso è riuscire a mettere a disposizione questi concetti SEO e tradurli, diciamo, nella progettazione di siti per degli amici che mi hanno chiesto, appunto, di revisionare i loro siti, e quindi fare dei multisiti dove io posso mettere in atto sia la SEO sia diciamo sviluppare una certa pratica a livello proprio di gestione totale del sito, quindi ciò, diciamo, un progetto molto molto challenging, diciamo, perché devi un po' riuscire a affrontare diverse tematiche